Ismail Moades, qui oggi rappresento la resistenza iraniana, una coalizione democratica che si batte contro il regime teocratico al potere in Iran. Quest'anno, come gli altri anni, come altri 12 anni, noi iraniani abbiamo partecipato a questa marcia per la pace e per la democrazia, direi, per portare la voce a chi non ha voce. Chi non ha voce ha partecipato in questa marcia e abbiamo incontrato altri popoli oppressi, sparsi in ogni parte del mondo. Io vorrei sfruttare questa occasione che mi è stato concesso per dire che i popoli oppressi del mondo sono repressi sì dalle loro dittature, ma queste dittature molto spesso vengono sostenuti dai paesi occidentali. Per esempio, voi sapete che neanche un bullone delle armi con cui Erdogan in questo momento sta massacrando il popolo curdo sono turche. Ho sentito che alcuni paesi europei, paesi scandinavi, l'Olanda, hanno smesso di vendere le armi alla Turchia. Ma questa cosa quanto dura? 2 settimane? E poi cominceranno a riarmare quel dittatore. E quindi io voglio dire, come un iraniano mi sento sempre un cittadino del mondo, e chi mi ascolta chiedo in soccorso che siamo tutti sulla stessa barca, quindi combattiamo per la libertà dei popoli in ogni parte del mondo.